questa manifestazione. Grazie, grazie a voi, buon lavoro e vi aspettiamo a Rieti. Nostro malgrado ci dobbiamo tornare perché c'è l'Atletica, la organizzazione qui e da poche altre parti. Grazie, è sempre un piacere. Buon lavoro. Grazie. Siamo all'assalto triplo dove due ragazzi italiani ed intanto è arrivato Samuele Dini. Bravo Samuele, che zitto zitto ha fatto una grande gara. Ecco intanto la presentazione dei 12 della finale del salto triplo, fra cui due italiani, anche un figlio d'arte, lo vedremo tra poco. Intanto Efe Juvaifo, il britannico, lo slovacco Tomas Veselka, poi c'è il milanese della fanfulla lodigiana, Edoardo Accetta, fanfulla da Lodi, uno degli eroi della disfida di Barletta, mentre Lorenzo Dalla Valle, perché erano rimaste in gara a 1.84, 13 atlete, una oltre, Edoardo Accetta intanto, e quindi si è aperto a 13 ragazze finaliste anziché andare alla quota superiore. Accetta, Dalla Valle è quarto a pari merito, Accetta è nono. Abbiamo salto valido, salto meno regolare rispetto a quello di Dalla Valle, quello di Accetta. Per tornare negli 8 deve fare un centimetro di più, 15.32. Tiradente, poi molto alto, cerca anche dei passi in volo. Edoardo avrà bisogno anche di meglio regolare il suo modo di saltare. È un atleta che qualche numero ce l'ha. 15-19, il vento incredibilmente è diventato contrario. Atletica Alessandria e Gorizia. Che c'è stato una serie di colpi di scena a rivederla al rallentatore, evidentemente, perché poi dal vivo è sempre difficile cogliere quello che fanno gli altri, guardiamo i nostri e non guardiamo gli altri, poi a rivederla si guardano anche gli altri. Edoardo Accetta è decimo, deve fare per l'ottavo posto 15.42, anzi deve fare 15.43. Lorenzo Dalla Valle non è stato ancora chiamato per il terzo turno. Andiamo Accetta. Davanti c'è sempre Christian Pulli. Gara a tappe questa, con dei pit stop dovuti a Giove Pluvio. Non ha aiutato sicuramente la pedana bagnata. Un discreto risultato questo, occorrerebbe 15.43 per Edoardo Accetta, il milanese.